Quello che noi diciamo è che in questo momento in Italia non si producono né auto endotermiche né auto elettriche né auto ad idrogeno, per cui il problema non è posticipare la data del Green Deal, che inesorabilmente arriverà, perché oramai ci sono investimenti fatti sull'elettrico, per cui difficilmente noi riusciremo a stoppare questa cosa. Consideriamo che Volkswagen ha aumentato la sua produzione in Cina sull'auto elettrico dal 7% dell'anno scorso fino al 41%, per cui è evidente che questa svolta, questa transizione arriverà inesorabile, non soltanto perché appunto c'è un problema climatico, ma perché ci sono stati degli investimenti che vanno verso questa direzione. Quindi in realtà il nostro problema in Italia non è parlare sul prodotto, noi non dobbiamo discutere sul prodotto, la discussione che noi dobbiamo fare è sul processo, come arriviamo a produrre ciò che arriveremo a produrre, sarà l'elettrico, sarà l'idrogeno, ma noi dobbiamo iniziare a fare qualcosa, non ci sono politiche industriali, in questo momento noi non stiamo né producendo né immatricolando auto, questo è il problema che si abbatte inesorabilmente anche sulla nostra provincia. In questo momento tutte le aziende del nostro indotto che sono legate a Stellantis, e sottolineo sono tutte quelle dell'automotive, stanno subendo forti riduzioni dei volumi produttivi che si abbattono sulle nostre lavoratrici e lavoratori. In che termini? Con l'interruzione dei contratti interinali, quindi a tempo determinato, e con le ore di cassa integrazione che aumentano vertiginosamente, riducendo fortemente salario di lavoratrici e lavoratori. Come al solito poi in questo momento il governo lascia spazio alle imprese per risolvere il problema piuttosto che prendere in mano la situazione, è come chiedere al lupo di controllare l'ovile, diciamo così, facendo una battuta. Noi diciamo che invece ci deve essere in questo momento una presa di posizione del governo, ci deve essere in questo momento un'analisi effettiva della situazione da parte regionale, che anziché dire solo esclusivamente allunghiamo, diciamo, la data del 2035, dovrebbe appunto ragionare su quali sono le infrastrutture e che cosa bisogna fare appunto per essere pronti a un cambiamento che arriverà in esordio. I dati di vendita in crisi dell'elettrico già in questi ultimi mesi sono una conferma di questo pensiero. Ma sì, se pensiamo che l'elettrico, insomma, un operaio sicuramente della una macchina elettrica non se la può permettere. Poi insomma non so fino a che punto io possa dire una stupidaggine quando dico che effettivamente nel processo di produzione di un'auto elettrica il costo è inferiore di un'auto alla costruzione di un'auto endotermica, per cui è evidente che qui c'è qualcosa di gonfiato anche in tutto questo meccanismo.